Cambiamo decisamente tema, con il prossimo servizio parliamo di turismo, turismo in Alto Adige, sui Tirol le presenze in leggero calo, sì, ma il bilancio rimane comunque sempre positivo. L'ultima stagione invernale, pensate un po', è stata la seconda migliore dal 1960 ad oggi. L'Alto Adige resta una delle destinazioni preferite dai turisti, soprattutto italiani e tedeschi, che coprono l'80% degli arrivi. In crescita anche la presenza di vacanzieri provenienti dall'est Europa. Questi sono solo alcuni dei dati resi noti nel corso del convegno, i numeri del turismo in Alto Adige, tenutosi nel cortile interno di Palazzo Widmann, dati ricavati da una ricerca dell'Istituto Provinciale di Statistica ASTAT. Malgrado la situazione economica mondiale non certo rosea, l'ultima stagione invernale è stata la seconda migliore dal 1960, preceduta solo per uno 0,6% in più da quella 2007-2008, che aveva registrato 5 milioni e 400 mila visitatori e 27 milioni e 600 mila pernottamenti. In leggero calo la permanenza dei turisti. Se la durata del soggiorno nel 2004-2005 era di 5,4 giorni, la permanenza media lo scorso anno si è assestata sui 5,1 giorni. Diciamo in generale possiamo dire che non viaggiamo male, però bisogna veramente stare attenti allo sviluppo adesso sulle problematiche dell'economia e dobbiamo vedere anche di sostenere un po' di più le categorie deboli, perché abbiamo le località forti, abbiamo le categorie forti e abbiamo però dall'altra parte le zone periferiche che stanno diventando sempre più deboli e dobbiamo stare attenti che non ci muoiano. Per quello non possiamo generalizzare tutta la situazione, dobbiamo ben differenziare e dobbiamo intervenire anche in modo differenziato. Il 57,6% degli ospiti sceglie l'estate per le vacanze in Alto Adige, il 42,4% invece l'inverno. Tra le mete più gettonate le Dolomiti e la Valle Aurina. Dal sondaggio dell'Astat emerge che i vacanzieri prediligono hotel di categoria superiore, anche a scapito di qualche giorno di vacanza. Il costo del soggiorno oscilla tra 75 e 150 euro a notte. Il volume d'affari mosso dal turismo in Alto Adige nel 2008 è stato di 3 miliardi 300 milioni di euro.